Un evento dedicato all'importanza di un'alleanza respiratoria per la protezione dei bambini sin dai primi giorni di vita. Ci spiega il razionale dell'evento? Sì, il razionale dell'evento si basa sul fatto che nei primissimi mesi di vita sono un periodo particolarmente critico per la salute, soprattutto dal punto di vista respiratorio del bambino piccolo. Quindi abbiamo necessità di proteggerlo fin dai primi respiri, come dice il titolo del nostro evento, e per fare questo abbiamo una serie di vaccini molto importanti da somministrare in gravidanza, perché diciamo il bambino deve nascere già con un patrimonio di anticorpi forniti dalla mamma, e quindi in questo senso abbiamo da ricordare il vaccino contro l'influenza, la vaccinazione contro l'RSV, che può essere un'alternativa alla somministrazione degli anticorpi monoclonali nel bambino appena nato, abbiamo la vaccinazione contro la pertosse, importantissima, e la vaccinazione contro il Covid, che non dobbiamo dimenticare è un problema ancora esistente e importante. Quindi dobbiamo fare in modo che il bambino possa essere protetto fin dalle prime fasce d'età. Nel corso dell'evento si è parlato anche del calendario della vita. Ci spiega anche questo come nasce, quanto è importante, che strumento rappresenta anche per voi medici? Il calendario per la vita è una alleanza di 5 società scientifiche che radunano igienisti, pediatri e medici di medicina generale e che fin dal 2012 fornisce una raccomandazione su quelle che sono le vaccinazioni che sulla base di dati scientifici sono raccomandate da 0 a 100 anni, quindi a tutte le fasce d'età. Lo rinnoviamo periodicamente, è servito fin dal 2012-2014 per informare le politiche sia regionali che nazionali. Vorrei ricordare che nel 2017 il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale è stato fatto al 90% e oltre sulla base della proposta delle società scientifiche. Quindi ha avuto un grande impatto e è visto come uno strumento molto utile per informare la popolazione e per informare anche le decisioni di politica sanitaria. Sta iniziando la stagione invernale, i virus circolano con più frequenza, aumenta quindi il rischio di contagio, è particolarmente importante fare prevenzione e ci sono una serie di vaccini che abbiamo a disposizione, ma quali sono le sfide che l'organizzazione sanitaria deve affrontare per poterli fornire con efficienza? Allora, noi in Italia siamo particolarmente orgogliosi di avere un'offerta vaccinale che è tra le più ampie e le più aggiornate che esistano nel mondo. Poi il problema è quello che, quindi il diritto che tutti i cittadini hanno di avere questi vaccini sia realmente esigibile. In questo momento, appunto, come diceva lei, inizia la campagna di vaccinazione antinfluenzale, ma ricordiamoci che insieme alla vaccinazione antinfluenzale può essere richiesta e fatta anche la vaccinazione antipneumococcica, la vaccinazione per il Covid, la vaccinazione per il virus respiratorio, sinciziale. Sono tante le vaccinazioni di cui i soggetti sopra i 60 hanno diritto, ma soprattutto le persone che hanno patologie croniche devono assolutamente cercare di ottenere. A fronte appunto di questa ampia offerta, lo sforzo da parte nostra dei dipartimenti di prevenzione è quello di gestire al meglio la rete di offerta, che diventa sempre più complessa. Ovviamente accanto ai centri di vaccinazione delle ASL ci sono i pediatri, i medici di medicina generale, adesso si sono aggiunte le farmacie, l'ospedale è sempre più ha un ruolo nella vaccinazione dei soggetti fragili, quindi come dire la rete si diventa sempre più complessa, però abbiamo bisogno di governarla in modo che a tutti quanti possano accedere alla vaccinazione nel momento e nel modo che per loro è più agevole e facilitato. Diciamo che nonostante, come lei ha ricordato, ci sia un'ampia offerta e disponibilità di vaccini, in Italia i tassi di adesione sono ancora un pochino bassi, no? Soprattutto in alcune fasce di popolazione. A suo modo di vedere, che cosa serve per incentivare la popolazione a vaccinarsi? Allora, noi abbiamo tradizionalmente in Italia abbiamo delle ottime coperture della vaccinazione dell'infanzia, perché evidentemente comunque nella famiglia, nei genitori, l'idea di proteggere i bambini con la vaccinazione è un concetto ben consolidato, e quindi come dire abbiamo ottime coperture vaccinali per l'infanzia. Poi come dire progressivamente nell'adolescente, nel giovane adulto vanno progressivamente scendendo, e poi abbiamo come dire delle situazioni che sono molto critiche, se non dico tra virgolette scandalose, come dire la bassissima livello di copertura per la vaccinazione HPV, le vaccinazioni, il basso livello di vaccinazione nei fragili, nei soggetti che hanno patologie croniche. Negli anziani la situazione è un po' meglio per l'influenza, ma per altre patologie invece dobbiamo ancora recuperare.
Sicuramente è un problema di comunicazione, sicuramente i dati ce lo dicono, ne abbiamo anche commentati durante il convegno, come dire, la propensione delle persone a vaccinarsi dopo l'esperienza del Covid è diminuita e questo, come dire, è un problema che dobbiamo porci. Evidentemente abbiamo fatto qualche errore comunicativo, c'è stato qualche problema obiettivamente, ma dobbiamo comunque recuperare assolutamente, quindi aumentare la comunicazione per far capire alle persone che vaccinarsi è la cosa migliore che si possa fare per la propria salute a bassissimo rischio, i vantaggi sono nettamente molto molto di più dei minimi svantaggi che ci sono, e l'altra cosa è quella che dicevo prima, comunque di lavorare per rendere l'accesso alla vaccinazione il più semplice e più agevole possibile da parte di tutti.